Ultima edizione di Stadio Nianse Studio, Marco Cullà. Da oggi si torna a fare sul serio, smaltiti panettoni e pandori, il Palermo ha già iniziato a far girare i motori in vista della gara di giovedì al Barbera contro la Sampdoria. Il lavoro procede bene, anche l'inserimento degli ultimi arrivati, Andaljković e Kurtic, procede alla grande. Oggi i due sloveni verranno presentati alla stampa e con ogni probabilità faranno parte dei convocati per la partita contro la Samp. Il 2010 è andato alla grande, ma come ha detto Zampanini, il 2011 sarà ancora meglio. Amichevole contro il Villabate oggi per il Palermo, che si prepara per la sfida di giovedì alle 15 contro la Sampdoria al Barbera. Fuori Mauricio Piniglia, che domani dovrebbe operarsi a Roma Villa Stuart per la frattura al piede sinistro rimediata nei giorni scorsi. Il calciatore cileno dovrebbe restare fuori almeno 2 mesi, intanto lavora sempre a parte Abel Hernandez, torna in gruppo invece Balzaretti, che sarà quindi a disposizione per giovedì. Apre ufficialmente oggi la sessione invernale del calciomercato. Il Palermo, nonostante Zampanini dica che il mercato in entrata è chiuso, opererà ancora. L'infortunio rimediato da Peniglia costringe la società a muoversi ancora per puntellare il reparto offensivo. Si cerca infatti un giocatore che possa dare una mano senza creare polemiche per una panchina di troppo. I nomi che circolano sono quelli di Floro Flores dell'Udinese e Nicola Pozzi della Sampdoria. Il primo è chiuso dal trio di Natale Sanchez-Denis e vorrebbe cambiare maglia, anche perché non ha legato con il tecnico Guidolin. Stesso discorso per Pozzi. Paitin Kasami, a meno di improvvisi cambi di copione nell'ultima parte di stagione, dovrebbe giocare con il Cesena. Il club romagnolo ha sorpassato Cagliari e Padova. Kasami gradisce la destinazione bianconera e a inizio della prossima settimana l'affare potrebbe andare in porto. Palermo favorito sulla Sampdoria secondo gli analisti della corsa al bookmaker. La vittoria del rosanero nella gara di giovedì alle 15 al Barbera è quotata 1,90, il pareggio a 3,30, il successo dei blucerchiati invece è quotata 4. Per tutte le altre notizie, stadionews.it.